Grazie. Bene, bentrovati al Teatro Parioli. Domani... Vedo i fiori qua. T'hanno portato i fiori a te? No. Domani continuano le repliche dell'ultima settimana di Preferisco Ridere con la premiata ditta. Quindi affrettatevi. Ma te hanno mandato a te i fiori? No. No, vabbè. Dunque, domande, tre, qua, poche. Buonasera, signora, buonasera. Come sta, generale? Sta bene? Lunedì? Sempre presente. Benissimo. Lei? Sì. Ma chi sa dire? Sono per lui. Prego, signora, dica. Allora, io volevo dire questo. Mi presento, io sono Michelle. Data lei, dica. Allora, volevo dire che sono 20 anni che io sono registrata come Michele. E questo perché il terminale dell'anagrafe non prende l'accento. Allora mi è arrivata cartolina per partire a fare il militare. Ma... Poi mi è arrivata, sul documento mi scrivono Michele, celibe, sembianze femminili. Ma celibe, sembianze... Allora noi ci siamo avvicinati, io penso sia una cosa generale di tutto il paese a questo punto, perché io sono nata pure a Milano, neanche a dire sono nata a Roma. Quindi sarà il computer che partirà da Milano. Ho capito. Senta Michele, si alzi un po' in piedi. No, mi chiamo proprio. No, per far vedere che è signorina. Sì, ecco. Sì. Lo può confermare il mio ragazzo. Ecco, ma sa, oggi non si capisce più mai bene. Sia come. Ma io capisco il suo grido di dolore, non possiamo fare niente perché lo so, se purtroppo... per la loro religione questi computer non vogliono l'accento. Io non so che fare a questo punto, io e mio padre ci potevamo pensare prima, così non si può chiamare problemi. Michela? Troppi problemi. Ci pensavo la voleva pensare mia madre prima che nascesse. No, no, si può cambiare, no? Lo so, comunque. Ma pensi quanti guai può avere però come Michela? Lo so, ma lei sappi quando sono andata a fare i 3 giorni. Al cielo, c'è andata, immagino. Per fortuna no, è andato mio padre a posto mio. Senta, e comunque il sembianze femminili dove sta scritto? Segni particolari, sulla carta dove? D'identità. Cioè sulla sua carta sulla d'identità? Sulla mia carta d'identità. Ma lei ce l'ha qui la carta d'identità? Sì, però adesso per fortuna ho quella che ho scritto Danisi Michele, non più, però sembianze femminili non ci posso andare in giro sinceramente. No, ma c'è scritto sembianze femminili, per far vedere la telecamera. No, l'ho strappata, davanti a quello della circoscrizione, io ho detto lei mi vuole consegnare questo documento a me. Io vado in giro a fare la pagliaccia, scusi. E allora non gliel'ha dato più? No, me l'ha dato uno, ho scritto Danisi Michele, però nubile. Io ho fatto vedere, scusi. Certo, vabbè. Comunque, auguri. Grazie. Più che altro per la leva, non è che dura molto, no. Non è una cosa lunghissima. Allora, ci spostiamo di qua, era lei, vero? Prego, dica. Aspetti io vorrei... la telecamera, aspetti un attimo, prega pure, dica. Io vorrei fare una dichiarazione d'amore a mio marito. Dopo 33 anni di matrimonio. Bella questa cosa. La faccia, andiamo. La faccio. Soprattutto vorrei dire che mio marito ha lottato tanto contro la sua malattia. Mio marito è un medico, ha avuto un grave ictus e oggi lavora ancora e dà tanto per i suoi malati e per la sua famiglia. È un medico di famiglia, non è un grosso professore. Bene. Vorrei... Auguri per altri 33, e complimenti per la spontaneità, insomma, che non altre... Beh, di chi sono questi fiori? Ah sì, io invece li sequestro questi fiori e li mando a quella signora lì, poi glielo facciamo... Prenda questo. Ecco. Prego, signora. Signora, guardi, sono per lei. Prego, si figuri. Allora. Ce n'è un altro che concludiamo, che andiamo già di corsa. No, se non c'è meglio, chi c'è? Lei, sì. Grazie. Buonasera, signor Costanzo. Buonasera. Vorrei dirle che la seguiamo con molto interesse. Sì, però mi dica il fatto, sì, lei è molto gentile. La seguiamo grazie. Con molto interesse grazie, dal sì. Ticino, da Ascona sul Lago Maggiore e
La seguiamo molto assiduamente, grazie. Grazie, signora. Quanti siete del Ticino qui? Non lo so, qua. Per intanto io sono qui sola. Ah, lei sola? Certo, sì. Ecco, no. Mi piaceva se eravate una comunità ticinese. Sì, lei si è rapidissimo. Grazie alle tue spalle, quella che signora. Sì, prego. Signor Costanzo, posso rivolgere una domanda? Possibile? Dipende, sì. Una curiosità, perché dica. Lei non porta mai la cravatta? L'ho detto 18.000 volte perché non c'ho il collo. Chi porta la cravatta perché c'è il collo, ha capito? Ci sono modelli con collo e modelli senza collo. Le persone che nascono con poco collo non possono mettersi la cravatta qui, ha capito? Ho capito, visto che sponsorizzava le cravatte. Grazie. Le camicie, non le cravatte. Sipario. A Teatro Parioli in Roma, il Maurizio Costanzo Show. Consigli per gli acquisti. Stasera ne parlammo a suo tempo, già parlammo con il signore a suo tempo, è un operatore minerario che è stato a lungo in Australia, è stato persino 2 anni, se non sbaglio, con degli aborigeni, quindi è una situazione anche di grande interesse, ci parlò dei canguri, delle mosche, e l'Australia ritornerà questa sera, è quasi veramente un cavallo di battaglia della trasmissione, e poi è anche curioso che questa persona, quando non viaggia, quando non fa il cercatore d'oro, ha fatto anche quello, si occupa di tradurre libri, di fare il lettore per case editrici. Il signor Giancarlo Sitta. Prego, bentornato. Parlando di viaggi non potevamo non avere ospite Melchiorre Gerbino. Per chi non ne fosse informato, di qui a poco cominceranno i mondiali di calcio. Non vorrei che fosse un pettegolezzo, ma insomma se ne parla molto. Ecco. Noi non è che necessariamente vogliamo parlarne, anche perché chi sto per chiamare, poi ha tanti altri interessi di musica leggera, di canzoni, della squadra del quartiere Prati di Roma, del quale socio sostenitore, Sandro Ciotti. Celebro delle piazze virili. Allora, Sandro Ciotti, celibe? Con sembianze virili, spero. Ecco, come... Mi auguro. Come è invece Michelle? Michelle, poveretta. Sì, ma guarda, che è una cosa terribile. Se no, si leva Valentino la vediamo, ma... La facciamo vedere anche a Ciotti, che insomma è proprio ragazzo, voglio dire, signorina, c'è anche il suo ragazzo lì, non t'ha largato tanto. Virili, certo. Pure lui, con sembianze virili al massimo. Andava bene se il fidanzato avesse avuto. E vabbè, ma mica si possono fare sti mischi, eh? Dunque, è professore di lingua e letteratura francese alla facoltà di magistero dell'Università di Messina, presidente del premio internazionale Eugenio Montale. Ha anche pubblicato, cioè è stata nostra ospite quando ha pubblicato un libro su Giovanna d'Arco in poesia, in versi, perché è un poeta, una poetessa, insomma io preferisco dire poetessa, ed è da poco uscito per l'edizione La Bautta, insieme a Furio Colombo e a Sinisca, questo bellissimo libro che si chiama All'America. Maria Luisa Spaziani. Io qui ho un cofanetto, un disco cofanetto, c'è scritto Io, 50 anni con voi, nozze d'oro con la canzone italiana, volume secondo, Luciano Taglioli. Thank you.
ne ho sentiti di meno, di applausi. Accolto dall'indifferenza generale. Sì, un applauso molto bello, meritatissimo. È un'emozione enorme, io poi che sono entrato con la FIFA da matti, voi mi avete dato l'ossigeno, grazie. Ma la FIFA? Io sempre. No, ma Paioli, lei era già venuto in trasmissione quanto? Un anno fa? Sì, era, mi pare, nel dicembre. Dell'88. Sì, un anno e qualcosa. Sì, un anno fa. Anzi, lo faccio vedere subito, questo tuo cofanetto, eccolo qua. Luciano Taglioli, Nel Mondo, volume secondo, Nozze d'Oro con la canzone italiana. Quanti ne sono? Tanti. Beh, sono una quarantina di canzoni degli anni, cioè il Taglioli degli anni 40. Perché lei quante ne ha incise in tutto? Non lo ricordo, penso un 2000. 2000? Sì. Però. Aveva un contratto di 70 pezzi all'anno. Ecco, ma non ha mai inciso niente scritto da Ciotti, voglio sperare. Vero? No. Ma Ciotti scrisse Veronica con Iannacci, che era una canzone. Ciotti dialogo col calcio. Non era sicuramente adatto per Luciano. È un dialogo col calcio che abbiamo. Se scrivesse una canzone per il Milan. Ma lui non si può scoprire, non si sa. Lui è un tifoso della squadra Prati. Ci siamo trovati, pensi, al campionato del mondo in Argentina, alla partita di allenamento col Deportivo. Allora uscimmo insieme e lui mi disse, a noi gli dissi, come va? Dice, caro Taglioli, la palla è rotonda, ma per noi oggi era quadrata. Me la sono sempre ricordata questa frase. Spiritoso, certo, giovanotto, non più, comunque. Ma io non ho capito, questa squadra del Prati gioca? Tantissimo. Ma voglio solo dire che Melchiorre Cervino è di ritorno dal Giappone. Insieme abbiamo organizzato il suo viaggio in Giappone perché mi sembra il 31 maggio, Silvestri non so se mi sente, del 31 maggio, credo, ci sarà un incontro fra Gerbino e una signora nippo-napoletana che era venuta qui e ci fu una discussione sui capsula hotel di Tokyo e allora noi abbiamo mandato Gerbino a documentare. Io vi ringrazio molto perché ho passato un bel tempo in Giappone, mancavo da 4 anni. E noi siamo contenti perché viaggiamo con Gerbino, cioè viaggiamo con i racconti di Gerbino. La prossima volta mandiamo lei, signor Zitta, non si dispiace. In un'altra parte, no? No, perché tu vanno loro, io non posso andare. Lei è stato molto in Australia. Ho fatto 9 tournée. Vedi? Non c'era manco mai un aborigeno, l'ha visto mai lei? No, ne ho visto uno. Durante un atterraggio nei primi anni che andavo, siamo nel 53-54. Non c'era stato Little Tony, no. No, siccome ha cantato spesso lì. Si consegnava alle autorità. Chi? Little Tony? L'aborigeno. Ah, l'aborigeno si consegnava? Si consegnava alle autorità, sì. Cioè, perché? Non lo so, forse perché... Che lei ha visto l'unico aborigeno sobrio, era un ubriaco, no? No, penso sobrio, di no. Sobrio, che si è consegnato alle autorità. E lei quanti concerti ha fatto in Australia? Beh, io ne ho fatti tantissimi, pensate che feci 45 concerti in un mese e mezzo in Australia, che è una cosa quasi impossibile, perché la prima volta che andai fui scritturato per 18 spettacoli e non sapevo più dove andare. L'impresario mi fece una proposta, mi dice ti do tanto, però tu mi devi fare 45 spettacoli. Io ero sicuro di non farli. Ma perché non ci sono 45 posti? Ma non ce ne sono pochissime, l'Australia è poco abitata. Però quando ci ritornai feci tutti i 45 spettacoli e mi portò anche a fare lo spettacolo nella casa della sua famiglia. Perché con questo impresario australiano, sì. Ah, cioè in casa, fece pure una serata in casa. Anche in casa, sì. Sì, per farne 45 fece anche nel Tinello. Non so se i signori lo sanno. Calgulli, per esempio, lo conoscete? Calgulli? No, per carità, non riapriamo. No. Ah, Calgulli in casa? Cioè, no, Calgulli era dove c'era una miniera d'oro e mi regalano delle pepite. Ecco, il signore ha fatto per 6 mesi il cercatore d'oro. Io ho lavorato nella zona di cui dice il signor Taglioli per circa 3 anni e mezzo. Ma dove l'ha fatto il cercatore d'oro? A 300 chilometri a nord di Calgulli. Ah, io credevo in Canada, invece no. No, in Canada ho fatto il Bovaro. Scusi, l'operatore zootecnico. Ah, invece il cercatore d'oro l'ha fatto dove diceva? A 300 km dal posto che dice il signore. Infatti c'era una miniera d'oro anche, è pieno di miniere d'oro. Sì, miniera d'oro. Pieno. Il più grande uomo d'Australia, il più ricco uomo d'Australia è un italiano, Joe Emanuele è della provincia di Caserta, mi pare. Sì. E sta costruendo una città nel nord Queensland, dopo Tali.
Bon, per lui no, voglio dire, io non... Ma... No, per dire che ci sono moltissimi italiani. No, ma a me mi interessava una cosa. Quando le... Più ricco dei giapponesi che hanno comprato il Queensland. Sì, allora, so. I giapponesi hanno comprato il Queensland, ma fai i conti in tasca agli altri. Allora, volevo dire, lei quando è andato in casa di questo impresario, che questo mi fa ridere, cioè, dove c'era una casa normale, che c'era la moglie, la nonna... No, lui aveva 300-400 ettari di terra, c'aveva questo grande fazenda... E poi facevi pranzi all'aperto. Ma lei ha cantato davanti a quante persone? Saranno stati 50 della famiglia, 60. Ah, cioè i parenti, lei ha cantato per i parenti. I parenti, perché era nel contratto, io devo fare 45 spettacoli. Ma arrivava a canna da zucchero? Sì, canna da zucchero. Io mangiai, andai nel Queensland dove c'erano i accoglitori di canna da zucchero. Sì, sì. No, tu non sei stato mai in Australia, Sciotti? Sì, ma non lo ammetterò mai a questo. Come non lo ammetterai mai? Ma dove sei stato in Australia? Dove? Ma non lo nego, capito? Ma io devi so torturare stato, per me. Ma dove sei stato? Sono stato a Sydney. Un attimo, solo sì, 3 giorni appena. Non ho visto gli aborigeni. Lei è stata mai? Mai, eh? Lei non è stata mai? No, ma ho conosciuto una specie di aborigeno, di esportazione, però, no. Sono quelli di esportazione che non vengono sempre bene, perché... No, era uno strano tipo, era un poeta dell'Alaska, che io ho conosciuto durante un festival di poesia nel nord, che era mezzo nudo e mezzo vestito di pellicce, e costituiva un caso assolutamente raro, perché mentre tutti di quelli... Di aborigeno o di poeta? Tutti e due. Mentre tutti vivono negli igloo, no? Sì. In famiglie complete, padre, madre, due o tre... tempo. Tanto Sciotti, che è un uomo pronto a qualunque emozione, che ha visto questo mondo. Canta in inglese. Ah, canta in inglese. Canta in inglese. Correte. Ma lo domandare tanto per fare una domanda. Sì. Pensando di fare? Pensando di fare la danzatrice, come lei. Lei mi ha gratificata molto perché ha detto, infatti l'avrei detto vedendola camminare. Ma io non l'avevo mai vista così dal vivo, diciamo. E non lo so, ho capito che una reminiscenza di danza ce l'aveva avuta. L'occhio non mi ha tradito. Non diciamo quanti anni fa. Ma cos'è il camminare? Che cos'è? Sì, il camminare e il modo di fare, il modo di muoversi, il modo quanti di... Quanti anni hai fatto danza? 7-8 anni, meno un poco, ero molto piccola bambina. Incidono, voglio dire, cioè segnano 7-8 anni, questo voglio dire, cioè è una cosa che rimane. No, no, mentre a lei è stato suo padre che ha detto, devi fare la ballerina. No, beh, mio padre non è che voleva che io danzassi assolutamente, così, mio padre amava moltissimo il teatro. Quindi gli sarebbe piaciuto che io partecipassi al mondo del teatro, alla vita del teatro. Lui amava l'opera lirica, io chiaramente non potevo cantare e sin da piccolo ho avuto una predisposizione quasi naturale per la danza. Quindi appena sentivo una musica mi muovevo, inventavo, giocavo, ne facevo di tutto. Da quanti anni è tuale, non so, cioè il massimo della carriera di una... danzatrice. Ma dunque sono diventata étoile alla Scala nel 75. Ah però, 15 anni. Sì. Beh, tanto. Un'altra cosa che voglio chiedere, lei poi è stata fra le 5 ballerine mandate a perfezionarsi al Bolshoi. Sì. Beh, è stata un'esperienza molto bella perché ero ancora nella scuola e eravamo praticamente la prima spedizione che si inoltrava proprio nel paese della danza. Siamo partite in 5 con Liliana Cosi come capogruppo, diciamo, come la più anziana, per usare un termine. Quindi dipendevamo da lei e avevamo veramente un trattamento privilegiato, oserei dire, come hanno oggi i calciatori, se vogliamo. Come da dove nasce questa supremazia del Bolshoi? Ma c'è una tradizione antichissima, ma anche se i primi maestri sono stati degli italiani. Ma sfruttano metodiche diverse da quelle nostre. No. Ma diciamo che per loro la danza è così, è il massimo livello proprio nelle arti. Sono seguiti moltissimo, hanno una scelta infinita fra tutte le varie repubbliche socialiste e sovietiche, quindi ci hanno chiamato per funzionare. Curioso, lei è presidente della Fondazione del Teatro Nuovo per la Danza, vale a dire?
Ma voglio dire, è un'associazione senza scopo di lucro che è nata 3 anni fa. In questa fondazione è racchiuso l'Accademia Regionale di Danza, dove è compreso il liceo coreutico. C'è questa compagnia composta di circa una 15ina di elementi, di cui io faccio parte anche come étoile. Facciamo moltissime tournée in Italia. Ma solo l'étoile può tenere i piedi, vero? Deformazione professionale. No, formazione professionale. No, oramai, no, non guardate. No, perché? No, ma perché non me ne accorgo. No, ma non sono sempre deve, così. Non deve mica fare un problema, stava bene, stava già... perché no, vivono sulle punte, sì. Che lei pesa 11 kg, 12? No, è tutto... Pochissimo, no, beh, no. Io sono una donna normalissima con 50... No, sono 50 kg, anche se non sembra. Ve lo assicuro. Quindi... E poi la zavorrano con tutto. Cioè, mi fa impressione, cioè, è normale, vedi? Guarda, beh, è giusto però. Oh, e se non c'è stato un étoile così, ci vuole stare due. No, certo. Niente, finisco brevemente questa cosa della fondazione. C'è compreso il Festival di Vignale, che si tiene ogni anno nel Monferrato a luglio. C'è questo liceo coreutico, la compagnia, manifestazioni per le scuole. Quindi è tutta una cosa che speriamo... Bene, senta, lei, ho letto un'intervista, o ha detto, non mi ricordo bene, che una danzatrice deve essere... come dire, innamorata per dare il meglio di se stesso sulla scena, ma è vero, ma se uno un momento non lo è, che fa? Crolla, cade mentre fa la danza, cioè, che succede? No, non è che sia una regola fissa, chiaramente. Però è meglio. È molto meglio, perché quando sei innamorati sei in uno stato di grazia particolare, quindi c'è un trasporto diverso, ci sono delle emozioni, delle sensazioni che danzando escono, perché uno quando è sul palcoscenico è molto scoperto e se ha dentro questa linfa, questo stimolo, questa emozione, questo bisogno di dare, okay, la danza... Se invece non è innamorato, cioè è appesantito. No, beh, no, non è vero. No, non lo so io. No, io ho detto che è agevolato. No. Purtroppo non si può essere sempre in questo stato di grazia, si vorrebbe, ma la però vita... Però lei affidano molto ruoli passionali. Cioè sono in genere il balletto, insomma, è fatto di ruoli, insomma, sono ruoli in genere passione, è vero? Ma c'è gli zigomi alti. Vero, è per quello. Ma... lo zigomo alto porta questo tipo di ruolo, eccetera. Ma devo dire che stranamente... Cioè, perché... spiegatecelo però. Sì. Zigomo alto, ruolo passionale. Perché? Rimarrà un mistero, perché? Beh sì, perché c'è questa imperiosità ma mimica. Ma anche Zitta c'ha gli zigomi alti, ma non credo che faccia ruoli passionali. Ma gli aborigeni, quelle non entravano nella sezione, non... No, ma stranamente, sin da piccola, i miei primi ruoli sono stati ruoli importanti di questa donna, diciamo... Io insisto sullo zigomo. Cioè che sono gli zigomi? Sì. Vabbè, allora io non l'ho mai saputo perché. L'ho sempre chiesto. È stata una volta che così avevo, in un momento di relax, di pizzico di confidenza, ho chiesto a Roland Petit, dico, ma Roland, mi vuole dire perché... Io sono sempre, cioè non dico costretta perché poi mi piacciono chiaramente, ma perché sono privilegiata in questo. E lui mi ha detto, ma perché tu, cioè se uno ti vede così nella vita normale tutti i giorni, chiaramente no, sei una donna normale, però sulla scena hai qualche cosa per cui uno è stimolato in questo senso, e è una cosa, non si capisce bene perché. Maurizio, ti dispiace? No. No, perché dico... No, stavo sentendo volentieri, che avevo fatto cercare se c'era un giocarello per la Raffaele, di là, no? Per farla contenta. Sì, non vorrei, perché è finto, ma è un topetto che è carino, eh? È un sorcetto, l'hanno trovato, no? Ecco. No, ci giocavamo l'altro anno con Bracardi nei promo, e bisognerà trovarne un altro adesso. Ha passato tutto l'inverno qua, non ce ne siamo mai accorti, non è cresciuto. Questa è la fotografia. È rimasto quello. Il sorcio, sì, che fa, eccolo. Vedi? Grazie. Ecco. Per la Raffai puoi pure fare, volendo, un attimo solo la tosse sorcina, cioè la tosse che fa il sorcio, prego. Ecco, guarda. Ecco, basta.
Prego, arrivi. Eccoci. Però scusa, ti posso dire una cosa? Sì. Che mi ha molto stupita. Questo qui deve essere per te, la signora si è sbagliata. C'è scritto, dizione tricologica, cioè per i capelli. È tricologica. Tricologica. Perché vanno messe un profumo da capelli. Ah, è un profumo da capelli? Certo. Serve, vero? Serve per i capelli. E se no io lo davo al marito, il generale sta come me, lo vedi? Quindi. Perché ha un profumo per i capelli? Certo, divisione tricologica, cioè la divisione che fa profumi per capelli. Per peli, non tanto per capelli, no, per le tricologica ascelle. Tricologica è per... Beh, d'altra parte Gerbino non ha alternative. Evidentemente può solo pensare alle ascelle. Non beh, che può pensare lui? Serirati. Ecco. Noi? Ma ne ho pochissimi, credo. Ma che serate? Niente, Jürgen era un capelluto rispetto a lui. Quindi. Non è che esistono profumi solo per capelli, no? Signora, è il suo profumo personale. La tricologica vuol dire che fa. No, ho capito per i capelli, ecco. Però bisogna vedere se è un profumo, c'è scritto parfum, cioè c'è scritto profumo. Oh, santa pace. No, non c'è scritto. Vado tranquillissima. Ecco perché l'odore era un po'... quelle cose da barba, capito? Questo è stato imballato a gallo bolognese, io non so. Ti garantisco, se ci fosse scritto, ci fosse non stato scritto profumo... No. Sì, vabbè, ma è profumo questo, che cos'è? No, per basta. No. Chi ne ha trovato un altro? Ma che c'è? Ma che è pieno di calabroni? Ma che è? Un altro ne ha trovato? Ma che è quest'altro? Me lo passa, scusi, no. Il fotografo me lo passa. Gerbino. Lo vuol dare a Gerbino? Grazie. Lo dia a Gerbino, per i capelli. Grazie mille. No, lo metto per le ascelle. Ecco. Piace molto a signora. Piace molto. Grazie, piace. Piace molto, ma non avevo capito perché... Adesso fra un po' si fa così al sorcio e fa camminare il... Vabbè. Va bene? Signora, è stato un trionfo. Signora, ma lei ha una rappresentanza di questi calabroni? No. No, lo so. Guarda la coda. Compra, vedi che carino. Certo, no, per Gerbino è sprecato, però... No, va bene, ma piace. Lui è tanto simpatico. È molto simpatico. Tanto. Poi viaggiato tanto come noi. Ecco. Come noi. Speriamo che non siete andati negli stessi posti, se no ricominciamo... Australia non c'era. Meno male. No. Bel colpo. La paura mia è che eravate stati in Australia. Dunque, allora, aria... Scusa, è scappato. Io vedo che manca Di Maio, cioè manca... La serietà. Il frenare, il... Ecco. Poi come rilassata il fatto di aver smesso, com'è, un dolore terribile? Sì, sì. Non è vero che sono rilassata, cerco di adeguarmi alla situazione, però mi sento sola. L'amore è bello. Fiorin Fiorello è una delle più belle canzoni nostre italiane, però... La canto con gioia, Sì, sì, ci solleva dai problemi. C'è un fatto, no, signor Costanzo, io sono 2 ore che sono qui e non ho aperto nemmeno la bocca. Ma poi parliamo delle altre cose, allora parliamo prima delle altre cose. Mi permette che faccio male? Dammi un fa, dai un po'. Dai un fa. Visto. C'aveva paura di essere ingorgato. No, perché non so, casomai se stasera non riuscirò a cantare come voglio io debutto proprio qui vicino a Roma, e tanto che non ci vengo, sono venuto l'anno scorso a Ciampino e mi hanno riconfermato per quest'anno. Il giorno 26 comincio la mia tournée estiva qua in Italia, e dove mi porterà anche... Ma quante ne fa di tournée all'anno? Perché le fa stranieri in... Ora meno, perché c'è passato qualche annetto. Prima lavoravo 26 giorni al mese, per anni e anni l'ho fatto. Adesso fa la tournée italiana, poi? E poi vado negli Stati Uniti. Luciano per 20 anni ha fatto una media di 300 serate l'anno. Sì. Una media di 300 serate l'anno per 20 anni. Cioè io facevo il teatrale con delle... Ero vedette, ero un big allora, prima dell'avvento della televisione. Non so che era un big, cioè. Ero un big, dopo la televisione mi ha un po' dato un po'. Ah, ci fu quel funzionario intelligente della RAI. No, quello... Nella televisione. Ma pensate, meno male per me che la televisione non venne... nel primo dopoguerra, prima della guerra,
perché già facevano i provini per in via Gozzatini, io feci un provino e già lì non mi volevano prendere perché doveva nascere la televisione. Ci dovesse arrivare la televisione. Invece e... ci fu la guerra, ci fu quella, io... E ci fu un funzionario illuminato della RAI, non le chiedo il nome, che disse quando venne fuori la televisione, dice Taglioli è inadatto alla televisione. Erano perché... cominciavano i Sanremi nel 1950, 1951, 1952. Io facevo riviste con Mario, avevo Mario Rivo, De Regge, avevo dei grandi spettacoli, però la televisione no. Un bel giorno mi ribellai e andai dal direttore della mia casa discografica e dico, io termino, vi lascio perché voi non siete capaci di introdurmi a questa grande manifestazione di cui vanno tutti i big. Io vendo più dischi di quasi di molti cantanti messi insieme, ho il diritto di partecipare. Allora mi fecero vedere una lettera proprio di un dirigente, di un direttore. Illuminato sempre, ripeto. Quale mi diceva che, insomma, doveva aver pazienza. Sì. Ma no. Ma Taglioli... Sarebbe, poi no. Mi disse... No, Taglioli la mette gentile. Invece disse, questo qui, che lei è... Ecco, Taglioli è fisicamente inidoneo. Invece era fisicamente inidoneo lui, cerebralmente no, inidoneo lui. Quando il mio pubblico da 50 anni... Invece lui era... Da 50 anni riempie la sedia, le sedie dei teatri. Lui era un classico dirigente cerebralmente inidoneo, ce ne sono tanti, in tutte le reti, pubbliche e private. Tanto che Luciano poi sei andato a Sanremo, lo hai anche vinto. Un momento, qui ci sarebbe da raccontare un libro addirittura. Cioè io andai a Sanremo non perché fui invitato dalla direzione della manifestazione, fui invitato perché Sanremo quell'anno fu offerto nel mondo e i direttori e gli impresari degli Stati Uniti, del Brasile, dell'Argentina accettavano il festa di Sanremo se nel cast era incluso Luciano Taglioli. Allora invece di entrare dalla porta entrai dalla finestra e lo vinsi grazie forse qualche telespettatore non sa che Sandro Ciotti ha una sua, nessuno è perfetto, ha una sua mania che seguire il Festival di Sanremo, ne ha seguiti 33. Lui, cioè, non può fare a meno, è una forma di... e non c'è festival dove non sia andato a fare delle cronache dal Festival di Sanremo. Credo in assoluto la maggior presenza. Cioè. Penso di sì, immagino di sì. Quindi... Io gli sto escogitando una cosa molto carina, perché sono stato negli Stati Uniti e ho acquistato una motoretta molto bella, con la quale io mi sono liberato anche di quel piccolo handicap. Io premetto che la parola handicap io l'ho levata dal mio vocabolario perché io non sono handicappato, però insomma non cammino più di lui magari, giusto? Cioè la mia idea è sempre questa, da bambino volevo correre, ma come fai? Io corro meno di te, allora mi devi dare 100 metri, questa è la mia mentalità. E ho trovato questa motoretta che mi porta in giro per tutta la Florida, vado nei mall, vado dappertutto, nei mercati. Ora vorrei portare in Italia, ma qui mancano le infrastrutture, non ci sono. Se io da casa mia voglio andare giù con questa motoretta, non c'ho perché sono tutti gradini. Ecco, io vorrei dire ancora una volta che uno dei pochi teatri italiani che si è preoccupato delle barriere architettoniche è questo, con quindi l'accesso... E io ho visto qui che c'è... Anche fino al palcoscenico. Ho fatto uno spettacolo che poi magari lei mi dirà di questa associazione. Volevo parlare di questo, Inno alla Vita. Inno alla Vita, lei è presente onorario di questa fondazione, no? Cosa fa questo Inno alla Vita? E il fondatore è Romolo Ferri, che è in prima una meravigliosa persona che si dedica interamente ai bambini. Mi ha offerto la presidenza onoraria, io l'ho accettato con gioia perché aiutare i bambini è una cosa doverosa. Io vorrei che nessun bambino passasse quello che ho passato io nella mia infanzia, perché se allora avessi avuto i mezzi e fossi stato curato, forse sarei stato molto, molto migliore, ma non me ne dolgo, va bene così. Però vorrei che i bambini non soffrissero come ho sofferto io, è vero, e che guarissero come guariscono adesso, ne guariscono molti di più, però là erano pochi, quando uno era colpito non aveva mezzi. Come si fa a farlo? Com'è? Questa motoretta la importerà qualcuno in Italia? No, questa motoretta, ecco, nasce questa associazione. Io il primo spettacolo che faccio a beneficio di questa associazione lo faccio
in Florida. Un bel teatro pieno, il ricavato, parte l'abbiamo dato a una famiglia che aveva bisogno, in parte abbiamo comperato delle motorette, ecco per esempio come questa, e le sto portando in Italia, io ne avevo portate 3 addirittura, ma non c'è spazio, qualche volta, questa è molto bella, questa, ecco vorrei che la riprendessero, e qui ringrazio il signor Cialdi che me l'ha regalata questa qui italiana. Noi ne compreremo altre. Io credo che il problema poi sia le barriere architettoniche, torno a ripetere, perché se... Ecco, naturalmente mancano le infrastrutture. Quindi la possibilità di accesso attraverso questi particolari mezzi di trasporto, questi particolari veicoli. Poi lei farà anche una specie di via automobilistica, sì, no? Da Venezia a Tokyo. Io farò, e qui ho degli appunti. Sì, non c'è un momento libero da io. Vorrò partecipare anch'io. Un rai sulle orme di Marco Polo, da Venezia, Pechino, Mosca, Londra, Parigi, Venezia, il 20 ottobre. Quanti anni c'ha? Io? Quanti me ne dà? Me ne dia pochi. Io ho compiuto i 70 anni, ma non me li sento. Poi penso di non dimostrare nemmeno fisicamente, diciamo, come persona, perché io me ne sento anche pochi, dentro si è giovani, essere dentro giovani, e bisogna darsi da fare, io penso che chi va in pensione sta male, io non vado in pensione, sì, ma non è chiesto perché a me l'idea del fatto che... L'idea, ecco. Il ride, eccetera, ma quanti anni già, perché... No. Ma io voglio partecipare, l'ideatore di questo, è pilota, è Domenico Seziola, che abbiamo il piacere di averlo qui in prima fila. Ma li portato tutti dietro in prima fila, c'è tutti. No, quando ho saputo che veniva qua, ma è, giusto. È partito da Boario, lui è di Boario. Ecco, lui guiderà questa macchina che è una 600 multipla, e dove andate? Un vecchio taxi. Pechino? Da Venezia, si parte da Venezia. Capo Nord, Oslo, Londra, Parigi. Parigi. Via, 60.000 chilometri. Il 20 ottobre e farà 60.000 chilometri. Il ricavo andrà tutto a Inno alla Vita, di cui io sono onorato di essere il presidente. Quindi, ecco, questo Inno alla Vita è una promozione per i bambini. Quindi c'è una... Adesso canta. Adesso che si è scaldato cuore e voce, canta. Io ve lo dico, signore e signori, io sono qui per essere intervistato, non penso al canto, però... Tenterò. Sì, non canto bene stasera, venite a Morea, eccola, il 26, prego. Che sono lì che canto. C'è anche lì in prima fila Allora, Morena? Morena? Ecco, scusate. Morena? Morena? Okay. Morena? Sì, e voi che c'entrate? Voi siete di Morena? Voi sapete di Morena? Che cosa vuol dire? Voi andate a qua... Ma se lui canta a Morea, voi andate a Morena e non lo trovate? No, io ho sbagliato forse. Va lei a Morena, va. So che è vicino a Ciampino, ecco. Non datevi un... Morena, vicino a Ciampino. Perché Morea è vicino a Tahiti, è un'isola vicino a Tahiti. No, a Tahiti non si va. Sì. È qui dopo Ciampino. Davvero? Allora, a Morena... Morena. Poi da Morena andrò a Cosenza. A Cosenza? C'è un gruppo di Cosenza? No. Ecco. E da Cosenza va? Taverna di Cosenza, sì. Pensi che lì c'è un ammiratore. Io è tanto che non vado nel meridione. Il quale è un... Vuole i tagliori durante le riunioni. Tagliori non usciva mai e mi pagò lui degli amici suoi per farmi siturare. E si tassarono e io andai per la prima volta 6 anni fa. Ora ci vado un anno sì, un anno no. L'anno scorso gli organizzatori dissero: come fai a presentare ancora Taglioli? È già 5-6 anni che viene. Lui cosa fece? Andò in un altro paese, tassò queste altre persone e io... Ecco. E qua questo grazie a questo... Sì. Posso dire il nome? L'ha detto tutti, tanto, dica pure, chi è? Sì, però chi è? Polillo, il signor Polillo di... Bravo Polillo. Allora, fermi adesso, aspetti a cantare. Taverna. Di Taverna Cosenza. Taverna Cosenza. Cosenza vicino Morena. No, Morena vicino Ciampino, non confondiamoci, non conosciamo l'Italia. No, quella è Taverna di Cosenza. Di Cosenza, aspetti, mandiamo i consigli per gli acquisti, poi canta però, Così mi dice. Se no mi dice altri 7-8 nomi. Allora, consigli per gli acquisti.
Gerbino se lo può prendere da solo il cioccolatino, lei perché non lo vuole? Non mangio cioccolato. Perché? La sua religione non glielo permette? Sì. Sandro? Grazie. Un Etoile? Grazie. Una Raffai? Grazie. Allora, Taglioli, siamo pronti? Fiorin Fiorello? Fiorin Fiorello la conoscete tutti, è vero, è un più grande successo di Vittorio Mascheroni. Prego. Fiorin Fiorello, l'amore è bello, vicino a te. Mi fa sognare, mi fa tremare, chissà perché. Fiore di margherita, cos'è mai la vita, se non c'è l'amore che il nostro cuore fa palpitare. Fiori di verbena, se qualche pena l'amore ci dà, ma come il vento che in un momento poi passerà. Ma quando tu sei con me, io son felice perché, fiorin fiorello, l'amore bello vicino a te. Fiore di margherita, cos'è mai la vita? C'è l'amore che il nostro cuore fa palpitare. Fiore di verbena, se qualche pena l'amore ci dà, ma come il vento che in un momento poi passerà. Ma quando tu sei con me, io son felice perché, fiorin fiorello, l'amore bello, l'amore bello, fiorin fiorello, fiorin fiorello, l'amore bello vicino a te. Devo dire, c'è un attimo solo, c'è il signore, si chiama Vittorio, che è un personaggio importante qui al Parioli, che su certi ospiti, quando vengono certi ospiti, stasera poi non è nemmeno in divisa, quindi, certi ospiti perde la testa, e quando lei ha finito di cantare, io ho visto una porta aprire, una tenda si è aperta all'improvviso, ed era appunto Vittorio, che batte le mani come un pazzo. Ecco, io vedo un ammiratore... pure senza la giacca rossa, Vittorio, stasera, vabbè, comunque, lo benissimo. Posso conoscere? Eccolo là, è là, lo vedo, sta lì, sta lì. Ecco. Venga a Morena allora, sabato, a Morena, a Tahiti. A Morena, A Morena, vicino Cosenza, a Taverna di Morena, che sta vicino Cosenza da verso Ciampino. No, allora... Signor, scusi un attimo, potrei dire che a tutti coloro che si associeranno a questa nostra... organizzazione, avranno un regalo ed è il mio cofanetto, che ci sono delle canzoni che cantavo negli anni passati. Questo lo regaliamo a quel signore Ivano. Lo regaliamo a Vittorio, d'accordo, sì, via, via, glielo diamo, via. Ecco, bene. Allora lo facciamo avere, anzi, glielo diamo subito, una cosa carina, anche se senza la giacca di ordinanza. Dov'è Vittorio? È andato via? È sparito? Morena? Ma sarà una festa, non lo so. Morena, vicino Ciampino, silenzio. Dove? Morena? Ma non è Morena mica la metropoli, se saprà dove canta Taglioli, no? Ecco, Vittorio è per la sé. Eccolo qua, Taglioli era questo. Ecco.
io volevo dire al gentile pubblico che non vi perdete, non credo che a Morena, se uno dice no, dice che Aznavour canta qui, Tajori qua, c'è poi una retrospettiva di Josephine Baker. A Morena, se uno dice che sta Tajori, si sa, o no? Eh? No, non lo so dove è il posto. Ma dove? Prego, lei vuol dire una poesia? Eh? Che conosce? Quando va a Messina? Penso in agosto. In agosto è a Messina, lei rimanga tutto agosto a Messina e vedrà che viene Tajori. Lei non ci va. Prenda le ferie a luglio. E lei prenda le ferie a luglio, perché ad agosto Tajori non si sa in che giorno. Gli può arrivare il 5, gli può arrivare il 7. Alla Spezia quando? Nel mese di giugno, lei non si muova a giugno dalla Spezia, che sicuramente verrà Tajori, ma non si sa se il 5, il 15, il 21, non si può sapere. La tournée la stiamo ancora facendo, leviamo le luci. Eh? Dove? In Ungheria? Non ho capito, dove? Ciociaria? Ciociaria? Frosinone, quando fa il Frosinate? Ma io verrò probabilmente a Fiuggi. A passare le acque e a cantare. Sarà a Fiuggi nel mese di ottobre, di settembre. No, non lo so come. Tutto dire. Settembre lei stia lì a Fiuggi. E può essere il 5, il 7, il 21, non si può sapere, in un giorno arriverà Tajori. Non si sa quando arriva Tajori. E stiamo a fare calendario qui, eh? Ho anche una bella orchestra di 10 elementi. C'è un'orchestra che pure quella può arrivare a Messina, sempre nel mese di agosto, può arrivare a Fiuggi nel mese di settembre, può arrivare a Perù, Toti, come Toti? Che ci stiamo? Ci stiamo lì, allora, non mi fa perdere. Incentiva. Ah, ce l'ha una strofa allegra? Questo era allegra. Questo, no, un'altra allegra, dicevo, se no mi dice mamma io non la voglio. Eh? Tornello, non so una cosa. Tornello del marinaio, lo sai. Il marinaio che sa, io gli dice Bechini. Prima ha fatto una Bechini che c'è anche. Quale? Sta zitto sciolto. All'alba se ne parte il marinaio. All'alba se ne parte il marinaio, vai dietro, apparta Tajori, parta che arriverà poi a Messina, via. Che tonalità? Non mi ricordo più. Come capita. Facciamo la prossima volta, va? No, la prossima. Così mi invita ancora una volta. Certo, beh, io la invito sempre, si figuri. No, ma mamma no, la mamma dice di no. Mamma è lungo, mamma. Mamma, vogliamo fare mamma. E se puoi evitare, mamma, lo faccia, mamma. Ma è pazienza. Mamma, faccia, mamma. Piccola però, eh? Piccola? Una mammetta proprio. Una volta, una mamma piccolina. No, una mammetta, una strofettina. Perché non fa rosi di malinconia d'estate, no. Che è quella che sono io. Ci mette pure Gerbino. Di Gerbino, sole, non riesco più fuori dal tuo momento. Prego, mamma, breve, grazie. Breve. Voilà. Mamma, son tanto felice per il ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice viver lontano perché mamma, solo per te la mia canzone vola, mamma, sarai con me, tu non sarai più sola, quanto ti voglio bene, queste parole d'amore, che ti sospira il mio cuore, forse non si usano più. La canzone più bella sei tu, sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Vado avanti. No, io guardavo. Seguito di mamma, il seguito di mamma lo potrete ascoltare a Morena. Morena, a Morena, oppure a Cosenza, Taverna di Cosenza, a Messina,
in Ciociaria a Fiuggi, cioè dove si snoderà lungo l'Italia la tournée di Luciano Taglioli. Ricordate questo Inno alla Vita, questa associazione della quale Taglioli è presidente onorario, con scopi altamente, associazione con una fondazione con scopi altamente benefici, ed è anche molto bello la, così, la, la dedizione che questo grande artista italiano sta dando alla, alla causa, così, all'aiuto, diciamo così, ecco, all'aiuto verso bambini sfortunati, eh? Possiamo, possiamo dire così. Grazie quindi a Taglioli. Noi abbiamo da mandare un consiglio, sì, oh, certo, consigli per gli acquisti. Posso soltanto ricordare che Maria Luisa Spaziani, oltre a questo libro All'America, della quale abbiamo parlato, del quale abbiamo parlato, ha pubblicato per Mondadori un poemetto, Giovanna d'Arco. È un romanzo. È un romanzo? È un romanzo, lo stesso, è un poemetto, sì. E romanzo. No, poi ce n'è un altro libro. Ah, sì. A cura del Centro Italiano Studi Teatrali andiamo a leggere le locandine di questa sera. Allora, gli appuntamenti. Roma, Teatro Spazio Zero, ha debuttato oggi e sarà in scena fino al 3 giugno a Sergei Esenin con Lisa Ferlazzo-Natoli, Gisella Giamberardino, Andrea Alberti, regia di Lisi Natoli. Mentre a Udine, al Teatro delle Mostre, sì, al Teatro delle Mostre, domani 22 maggio debutta Lazzaro di Luigi Pirandello con Adriana Innocenti e Piero Nutti, regia di Mimè Perlini. Terzo ed ultimo appuntamento che diamo questa sera, Catania, Teatro Metropolitan, domani 22 e dopodomani 23, Alla Meta, di Thomas Bernard, con Valeria Moriconi, regia di Piero Maccarinelli. Bene, questi erano i tre appuntamenti proposti dal Centro Italiano Studi Teatrali. Io farei adesso un rapidissimo giro di questo tipo proprio. Signor Sitta, mi dia un suo pensiero. Su che cosa? Su quello che vuole. Un esperimento mai fatto questo, eh? Ci pensi? Gerbino, mi dia un suo pensiero. Io stavo pensando che quando a volte canticchio una canzone del signor Taglioli. Qual è? E rondini malinconia d'estate, perché... Di sole? No, di sole, cioè praticamente avevo 18 anni... Di sole d'estate? Ecco, ma non c'è avevo 18 anni ed ero innamorato di una ragazza, vivevo a Palermo e andavamo a cinema nel primo pomeriggio per sbaciucchiarci, nelle ore, così, verso le 2, le 3, le 4. Gli orari quando c'era poca gente, quindi stavamo abbracciati e ci siamo sentiti una trentina di volte questo rondini malinconia d'estate, ed è rimasta nella mia, nel mio... Serenata sincera. Quella è serenata serena. Quella è serenata serena. Mi succede quando sono distratto di canticchiare la Via Rosa, tante altre, e poi c'è questa sua di rondini malinconia d'estate. Di sole. Ah, di sole. Di sole. E lei se l'abbia tanto sui viaggi. Se qualcuno sbaglia, lei sta sbagliando continuamente. L'ho nel mio repertorio. Là ce l'ha nel repertorio. Bene così. Questo è il suo pensiero. Sitta, ci ha pensato. Lei ha un pensiero, non ha niente da lei dire. Ha uscito una parola molto bella questa sera: pizzicore. Pizzicore. Pizzicore è malagevolezza, è dubbio, è voglia di cambiamento, è voglia di tanta libertà. La libertà è. Bravo. Signora Spaziani, lei c'ha un pensiero da darci? Sì, io ho un pensiero. Le emozioni più belle del mondo. Beh, dire cose semplici, va benissimo. Taglioli, non perdere a dire sì? Ma io da buon sportivo vorrei che l'Italia vincesse il campione del mondo. Certo, bravo. Bene. Raffai. Un pensiero, non un desiderio. Ecco, il pensiero che mi ha attraversato prima la mente, quando sono stata qui, sentivo questa sua leggerezza. Lei è come se non ci fosse qui, quando si muove... Non si sente il suo peso, no? È leggerissima. E la immaginavo, cosa che tante volte ho desiderato di fare, naturalmente, da bambina, nel suo teatro, per di più innamorata, cioè interpretare una certa... Magari non di quelle del genere di Gomialti, no? No, per ecco, certo. Del genere... Cioè, hai avuto un pensiero di invidia per la Savigna. Guarda. Cioè, io voglio dirti una cosa, Raffai. Durante l'estate, dato che noi... manteniamo le posizioni a che nessuno se ne approfitti e ce le occupi, e quindi continuiamo ad andare in onda durante tutta l'estate. Se tu ci verrai a trovare, noi ti inviteremo per tenerti sempre allenata. A noi ci fa piacere. Grazie. Ci dici come sta il sorcio, così ci informi. Me la posso portare via? Certo, abbiamo speso una cifra. Ciotti, al volo, un pensiero. Ma applaudiamo la nostalgia. Va bene? No.
Ma voi applaudite la nostalgia? Applaudi. Io ritengo che serve. Sì? Sei giovane. Io mica posso discutere. Applaudiamo la nostalgia, ha detto Giotti. Vai, ragazzi. Melchiorre e Gervino. Non vado errato, il 31 maggio ci sarà un grande confronto con Melchiorre Gervino, un altro personaggio qui in trasmissione, parleremo di Giappone. Giancarlo Sitta! Maria Luisa Spaziani! È veramente inquieto, eh? Ma è uscito da là. Ha sentito il pizzicore, eh? È uscito e è andato via. Prego, prego, prego. Ma è già successo un'altra volta a un altro ospite. Luciana Savignano. Luciano Taglioli. Sandro Zoppi. Una delle passerelle più sofferte che ho visto qua. Non scusa, no, mi dispiace, lo so, ma me la devi rifare un'altra volta, mi dispiace. Vai. Sandro Cozzi. Bene, abbiamo concluso l'appuntamento a domani sera, a stessa ora, da Franco Bragardi e da me, arrivederci, sipario. Io no.